Allora, continuiamo l'analisi e il dimensionamento della manovella, va bene? Allora, andiamo ad applicare, diciamo, quello che abbiamo visto l'ultima volta ad un esercizio, o meglio, precisiamo un attimo alcuni concetti che l'ultima volta avevamo lasciato un attimo in sospeso, ovvero la disamina degli step di progettazione. Allora, tornando a vedere gli step di progettazione della manovella, che si presentano abbastanza lunghi. Abbiamo, appunto, come abbiamo detto l'altra volta, analizziamo un attimo la manovella. La manovella era fatta da tre componenti fondamentali che abbiamo la necessità di dimensionare, che era il punto 1, che è il bottone di manovella, il punto 2, che è il ferro di manovella, il punto 3, che è quella chiamata braccio, maschetta, che è, diciamo, l'ultimo componente che andremo a dimensionare. La forma della manovella poteva essere, come abbiamo detto l'altra volta, nella forma classica, come componente che si aggiunge alla biella e al pistone nelle componenti che costituiscono il sistema manovella. Quindi abbiamo albero, manovella, biella, pistone. In questo caso la parte della manovella può essere sostituita dall'albero a gomiti. L'albero a gomiti funge sia da albero, quindi rotazione, sia dalla parte che costituisce la manovella, che è quella, appunto, che è costituito dal gomito. Ok? Allora, tornando a questa disamina, quindi noi dobbiamo cominciare a analizzare, dimensionare la manovella vuol dire dimensionare la parte alta, che è il punto 1, che è il bottone di manovella, ed è questo il primo elemento che noi andremo ora a dimensionare, una volta determinata dalle caratteristiche di funzionamento del nostro motore la pressione. Per prima cosa che dobbiamo, diciamo, osservare, vediamo subito che, per come è, diciamo, montato il montaggio della biella sul bottone di manovella, in modo particolare la testa di biella sul bottone di manovella, questo componente è soggetto prevalentemente solo a flessione, proprio perché su questa parte ci va ad agire una certa pressione che quindi sollecita questo componente a flessione. Va bene? E per questo si chiama bottone di manovella. Quindi bottone di manovella, si può dire in linea di massima, è sollecitato prevalentemente a flessione. E siccome, diciamo, è soggetto solo a flessione, si può ricorrere nel suo dimensionamento a quello che abbiamo fatto e visto quando si faceva il dimensionamento del perno dei cuscinetti radenti, che aveva un po' lo stesso scopo, dove effettivamente si andava a dimensionare il perno del collegamento. Ok? E poi dopo andremo a prendere la formula. Ok? Per quanto riguarda la condizione critica su cui, diciamo, dimensionare questo componente, la condizione critica è quando, diciamo, il pistone si trova nel punto morto superiore, sia un motore, o nel punto morto inferiore, sia uno stantuffo o comunque una macchina operatrice. Al di là che si trovi o nella una posizione o nell'altra, per quanto riguarda il nostro studio, non cambia niente. Semplicemente serve per avere la posizione con la massima sollecitazione, ma poi a noi questo interesse è giusto. Noi dovremo andare a dimensionare quest'organo quando la pressione che agisce su quest'organo è pari alla pressione che deriva dallo studio dinamico del nostro problema. Scusate un attimo. Quindi, partendo appunto da questa condizione, una volta determinata la pressione che agisce sul perno, vi andrò a definire, in base all'area del pistone, la forza che agisce su quella parte della manovella, e andremo a dimensionare la manovella con il diametro ricavato in questa soluzione, dove il sigma ammissibile lo riaveremo noi in base alla scelta del materiale con cui faremo la manovella. FA è la forza che effettivamente agisce sulla manovella. Il rapporto LSD è un rapporto che viene suggerito anche dal manuale o comunque dai manuali in base, diciamo, alle condizioni, diciamo, di funzionamento. Va bene? Solitamente il rapporto L su D è
il rapporto lunghezza perno, diametro perno è circa 0,8, va bene? No, scusate, rispettante il rapporto lunghezza perno, diametro perno, che va da 1 a 1,3. Ok? Vedete? Aspettate, c'è scritto bene. Tra 1 e 1,3, eccolo, va bene? E quindi su questa base si mette questo valore scegliendo tra 1 e 3 e stiriamo poi il diametro del bottone di manovella. Ok? Quindi intanto possiamo cominciare questo. Per quanto riguarda il sim ammissibile, ci basiamo sullo step 3 che conosciamo degli alberi, quindi al sigma di rottura consideriamo due coefficienti. È il rapporto fra la lunghezza del bottone di manovella rispetto al diametro del bottone di manovella. Come quando si fa. No, il rapporto, diciamo, se tu vuoi, cioè, chiaramente in base a come tu modifichi questo rapporto, tu lo vedi da te, no? Se tu vai ad aumentare il rapporto L su D, se lo prendi 1,3 invece di 1, tu vai chiaramente ad avere un diametro più piccolo, un diametro più grande, perché chiaramente tu sposti in avanti la sollecitazione e quindi tu aumenti la sollecitazione flettente nel punto di attacco e quindi tu sei costretto ad aumentare la dimensione del perno. Chiaro? Questo è un po' il concetto base, però ecco, te devi rispettare più o meno questo rapporto. Chiaramente la scelta di un L leggermente maggiore ti sposta davanti questo bottone, dipende poi anche da com'è l'allineamento, perché qui poi se tu hai la manovella, il pistone, quindi tu sposti in avanti il cilindro rispetto all'albero. Questo poi dipende anche come tu lo fai lavorare. Ora questo è il caso in cui, come tu vedi, la manovella lavora a sbalzo, chiaro? Perché questo, diciamo, solitamente è l'ultima parte dell'albero. Quindi fa un discorso e qui tu vai in tutto in avanti, quello che è, diciamo, poi il sistema di rispetto alla parte della rotazione, rispetto alla parte di pompaggio. Cosa ben diversa se invece tu usi una soluzione in questa maniera. Chiaramente in questo caso qui tu hai che chiaramente i supporti sono, diciamo, all'estremità e diciamo la parte sua di sollecitazione nel mezzo all'albero, dipende poi come viene concepito anche l'assieme, va bene? Ora noi abbiamo una fotografia che è una parte di tutto il sistema meccanico. Quindi, fatto queste doverose considerazioni, possiamo, partendo dall'esercizio, andare a determinare questa famosa pressione, questa P. Ora, questo è un esercizio un po' particolare, vi può anche capitare all'esame, ora magari chiaramente come tesina. E vi dà, diciamo, la prevalenza manometrica, che è questa. Ora, la prevalenza manometrica la fa sembrare così difficile, è la prevalenza dell'equazione di Bernoulli, dove avete P su Rho più H più un mezzo Rho V alla seconda è uguale, è costante, vero? Cioè deve essere costante per l'equazione di Bernoulli il contenuto di pressione, l'energia gravitazionale di prevalenza e l'energia cinetica. Ora, nel nostro caso, siccome si parla di pompa, il termine cinematico lo possiamo considerare, lo possiamo eliminare perché consideriamo che, diciamo, questa la relazione tra pressione e prevalenza sia una relazione statica. Cioè, noi immaginiamo la nostra pompa debba garantire attraverso lo stantuffo che si trova, diciamo, nella parte bassa, chiaro? Deve garantire attraverso, diciamo, il valore di pressione che genera lo stantuffo e quindi attraverso la pressione agisce in questo punto, deve garantire il raggiungimento della prevalenza. Quindi potessi immaginare in questo punto che la pressione debba diventare il valore zero rispetto all'atmosfera, ovviamente, il valore atmosferico, si può supporre che in questo punto la pressione, lo stantuffo deve garantire appunto la stessa, praticamente se fa sezione 1 e sezione 2, io avrò che nella sezione 1, va bene, qui dovrei scrivere più 1 Rho più H1 più un mezzo, supponendo che qui il fluido sia fermo, quindi il termine cinematico non lo considero, uguale a P2 su Rho più H2. Supponendo in questo punto che tutto è riferito rispetto alla pressione atmosferica, questo termine non c'è, questo termine
non c'è perché l'H1 questo lo considero 0 come punto di riferimento, perché l'H lo considero rispetto al punto di partenza. In questa maniera ho che la prevalenza manometrica io voglio ottenere deve essere pari alla pressione che effettivamente agisce sul pistone fratto la densità. Tutto chiaro? Chiaro? Quindi noi in relazione... Perfetto. Qui noi abbiamo che la nostra macchina cosa deve garantire? Deve movimentare questo fluido, sono dei fanghi, li deve spingere a un'altezza che è data dalla prevalenza manometrica. Ok? Come si fa a mettere in relazione l'altezza con la pressione che agisce sul pistone che deve garantire la spinta che spinge i fanghi a questa altezza? La relazione è l'equazione di Bernoulli, va bene? Supponendo che qui dentro ci sia un fluido stazionario, va bene, che siano privi di moti turbolenti. Come si fa? Questa è la relazione. Si suppone che qui e qui la velocità sia nulla, quindi si elimina il termine di velocità, rimane solamente la pressione e la prevalenza. Si suppone qui la prevalenza sia 0 come riferimento e quindi che l'H, ovviamente, l'H che voglio generare sia rispetto a questo punto di partenza. Quindi, se io scrivo l'equazione di Bernoulli, mi rimane che cosa? Che la prevalenza io voglio generare questi 320 è uguale a che cosa? Alla pressione che deve agire in questo punto sul pistone che deve spingere per spingere in alto fanghi. Quindi non è altro che la pressione cercata che agisce sullo stantuffo fratto la densità. Ci siamo? E quindi posso trovare la pressione che agisce sullo stantuffo come 320 per la prevalenza dei fanghi. E questo, se io vado a vedere, va bene, siccome 320 è joule su chilogrammo, anche a livello dimensionale, no? Il 1400 è chilogrammo su metro cubo. Il joule è newton per metro, fratto metro cubo. Effettivamente viene newton su metro quadro, che è appunto il pascal. Ed è effettivamente la pressione in Pascal che agisce sul pistone. Ci siamo? Fatelo anche ogni tanto il controllo dimensionale che vi fa capire se effettivamente avete ragionato in maniera corretta. Ci siamo oppure ancora ci siamo? È perché? Perché per ipotesi qui tu supponi che la pressione non ci sia. Perché concettualmente quando tu... Sì, allora, teoricamente ci sarà la pressione atmosferica e va bene. Però quando tu consideri la prevalenza manometrica, è già dentro la prevalenza manometrica la pressione atmosferica, capito? Perché te effettivamente tu consideri l'H più l'H della pressione atmosferica. È una... Come ti posso dire? È una... È un concetto. Quando si parla, una pompa deve garantire un H, si dà già per scontato che è l'H rispetto alla pressione atmosferica. È tutto relativo, va bene? Ok? Sì, è l'altezza a cui se tu vuoi, diciamo, spingere il tuo fango. Perché no, è joule su chilo, perché è la stessa cosa, perché di fatto la prevalenza manometrica è metro quadro fratto S quadro. Se fa una verifica dimensionale, vedrai che joule è newton per metro fratto chilogrammo. Il newton è chilogrammo metro fratto seconda al quadrato per metro fratto chilogrammo, lo levi e vedi vieni metro quadro S quadro. Dimmi? Ho fatto un'altra domanda. Secondo, sì. Ok? Quindi fate le verifiche dimensionali, vi servono anche per capire se siete nella strada giusta. Allora, questo viene 448.000 pascal, vorrebbe dire è circa 4 atmosfere, poco più di 4 atmosfere e mezzo, va bene? Perché un'atmosfera corrisponde a 100.325 pascal, quindi è 448. Mi raccomando, un minimo anche la capacità di sapervi muovere all'interno delle grandezze. Anche termodinamica, vero? È 4,42 pascal,
Oh. E qui se lo dice lui, 1,4. Chiaramente se io voglio spingere dei materiali che hanno densità maggiore, la pressione aumenta. Chiaramente aumentandoti la pressione si può calcolare la potenza che deve avere il motore per spingere. Ora qui questo non lo chiede lui, però volendo si può ricavare anche poi la potenza con cui sei su, chiaramente tu spingi questi fanghi. Ok. Va bene. Allora, a questo punto c'è la pressione, posso ricavare la forza che agisce sulla manovella. Ovviamente la forza che agisce sulla manovella sarà uguale alla pressione 448.000 pascal per l'area del pistone in metri. Mi raccomando, in metri perché il pascal è newton su metro quadro. Quindi devo mettere il diametro del cilindro 220 è 0,22 alla seconda fratto 4. Quindi a questo punto io ho 448.000. Per 3,14 per 0,22 alla seconda fratto 4 e ho 17.000 newton. Va bene, questa è la forza che agisce sulla mia manovella. Va bene? Allora, a questo punto, con questa forza, io posso andare a calcolare stabilendo il rapporto L su D. Che posso prendere da 1 a 3, decidiamo noi, prendiamo 1 forse per non complicarsi troppo la vita, va bene? E tenere conto perché poi dobbiamo calcolare l'L appena si è trovato il D, che coinciderà con il D sarà uguale a 5, perché 5? Questo viene dallo studio, se vi ricordate, del perno soggetto esclusivamente a momento flettente, perché era 32 fratto pi greco, 32 fratto pi greco all'incirca fa fa circa 5. No, era, scusate un attimo, qui ho fatto una cavolata. Il 5 è quando è soggetto a momento sorgente. Fatemi fare una verifica un attimo, perché allora è 16, 16 su 3, 14 fa 5. Quindi è giusto considerare. Aspetta un attimo, questo si fa dopo, sono due componenti diversi, pezzi diversi. La manovella è fatta da tre pezzi, il bottone manovella, la maschietta e il perno. Il perno. Quindi dovremo fare tre dimensionamenti diversi e poi mettere insieme i tre pezzi trovati. Chiaro? È un lavoro così, va bene? Il sigma ammissibile è uguale a come facciamo noi, ora qui fa un terzo GRRM, ma più o meno sotto viene un numero tra 6 e 10, lui tra 8 e 10 cambia poco, noi facciamo 1,5 e 6 fa 9, cambia poco, quindi qui siamo allineati in manuale rispetto allo step 3 nostro, va bene? Quindi, volendo scegliamo un materiale con cui facciamo la nostra manovella. Manovella quindi solitamente viene fatta o in acciaio o in ghisa a seconda dei carichi che uno pensa di avere. Ovviamente il vantaggio spesso si fanno in ghisa, soprattutto in ghise sferoidali. Perché il vantaggio della ghisa sferoidale è che è autolubrificante, quindi soprattutto in componenti come questo, che sono soggetti a lubrificazione, si preferisce sempre un materiale autolubrificante. L'acciaio tende ad essere a dare un maggior rischio di crippaggio, va bene? Quindi in questo caso possiamo prendere una ghisa sferoidale, la ghisa sferoidale in cui la grafite è depositata ai sferoli, quindi ha buone proprietà meccaniche, simile a quella dell'acciaio, si parla comunque di una caratteristica meccanica intorno a 600 newton su millimetro quadro. Si può considerare, se prende una ghisa sferoidale, che abbia appunto la sigla della ghisa, la sto facendo proprio ora in terza, e quindi è questa. E poi l'ultimo numero è riportato il cario di rottura, appunto, va bene? Quindi è nella norma, J, G è la ghisa grigia, S è sferoidale e questo è sigma di rottura. Giusto se le volete poi un domani riportare anche a disegno. Va bene, quindi questo è il valore, supponendo sia 600 il valore di rottura, posso calcolare il sigma ammissibile come 600 fratto i coefficienti di sicurezza, posso prendere 1,5
e poi si parla di una biela, posso prendere 4, 5, va bene, qui scelgo io, va bene, se prendo 4 ovviamente mi viene 100 di sicuro ammissibile, newton su millimetro quadro, va bene, e quindi qui viene 5. Eccolo qua, 5 per 10.000 fratto 100. Quindi è 5 per la forza. La forza si è detto era 17.000 fratto 100. ID, ovviamente, l'L su D, rapporto di D è sempre 1 perché l'abbiamo preso 1. Lo mettiamo sotto radice. E viene 5 per 17.000 fratto 100. Ora qui la manovella ha un D minimo, è già il D, va bene? Perché qui tu ti metti chiavetta e linguetta, quindi è già un D questo, va bene? Sì, è un D minimo, chiaramente. Non è però poi devi fare ragionamenti particolari, quindi ti andrà a prendere un D pari a 30 mm, va bene? E questo è il primo step. Abbiamo dimensionato. È il diametro del pistone. In metri perché la pressione era in pascale, quindi è newton su metro quadro. Quindi per mandare via in metro bisogna rimettere in metro affinché mi rimanga in newton. Allora, dimensionato questo bottone. Dobbiamo ora andare a dimensionare il secondo elemento che noi dobbiamo dimensionare è il perno, cioè la parte sotto. Per ultimo ci lasceremo la maschietta o braccio, che è questo, e come vedremo, ne vedremo delle belle. Allora, per quanto riguarda il perno è soggetto ovviamente a una doppia sollecitazione, è soggetto a torsione. Ed è soggetto a flessione. Flessione perché ovviamente, come vedete, la forza agisce in questo punto, genera con un certo braccio, genera ovviamente la flessione del mio perno. Oltre a questo, ovviamente, siccome è collegato a un albero, ci avrà una chiavetta, la linguetta o qualcosa che rende solidale la rotazione, deve garantire anche di resistere al momento torcente. Chiaro? Per dire la verità, dei momenti flettenti. Cioè la flessione di questo perno è doppia. Perché? Ho capito, però la boccola te in qualche modo la devi bloccare, no? Cioè come la blocchi? Sì, però di fatto te di fatto il perno è questo qui, va bene? Quello entra dentro la manovella. Questa parte qui. Allora, te avrai la tua manovella che è fatta da questa parte e questa parte destra, tutto è manovella, che fa anche la parte dell'albero, ovviamente, ok? Oppure tu puoi fare l'albero e poi viene opportunamente per interferenza inserito nella manovella, chiaro? Ovviamente in quel caso lì la trasmissione della coppia avviene per attrito e si genera per interferenza tra la biella, tra la manovella e l'albero, però te ora devi dimensionare. Questo qui, chiaro, il diametro. Tant'è vero se consideri tutto, come tu vedi, L1, L1 è rispetto a questo punto qui, quindi il tuo diametro è questo qua giù, chiaro? Non questo. Sì. Allora, qui diciamo dipende come poi tu deciderai di farlo. Qui è un particolare che diciamo poi dipende dallo studio che tu farai, come tu vorrai l'inizio di lavoro abbinare questa parte grigio scura alla parte bianca, cioè qui poi è tutto libero, va bene? Qui chiaramente tu puoi decidere di fare questo qui come un albero, questo qui come una manovella forata e poi montarcelo con una pressa o interferenza, per esempio. Oppure tu puoi decidere di fare questo, poi questo, lo metti libero e poi ce lo saldi. Chiaro? Oppure lo fa di fusione tutto insieme. Di sicuro. Ora studi questo diametro qui, chiaro?
Tant'è vero da tenere conto di L1. L1 è questo, che è il braccio della forza che proviene dal pistone. Come vedremo, questo L1 ci si arriva perché deve essere relazione. Esistono delle formule di massima, che però diciamo solitamente vanno bene, che ti mette l'L1 in relazione al diametro del perno. Chiaro? Ok? Dove il diametro del perno, ovviamente, questo qua su, quello abbiamo fatto ora. Chiaro? È tutto in relazione a questo, per questo si parte da qui. È chiaro che, come tutti i dimensionamenti, i componenti devono seguire degli standard di rapporti dimensionali, non è che sono liberi alla mercé di tutti, anche perché c'è una scalatura di grandezze che, per esperienza professionale, è stato visto, garantisce un buon compromesso di dimensione e di funzionamento. Se vado ad esagerare con l'L1, c'è il rischio chiaramente che debba eccessivamente sovradimensionare i componenti, con il rischio anche che questo comporti un cattivo funzionamento dell'oggetto stesso. Quindi, la prossima volta affronteremo questo mondo, vedremo che è un mondo un pochino più complesso, perché qui il primo ragionamento da fare è la forza che agisce in questo punto. Chiaramente voi capite, la manovella si può trovare o come ora nel punto morto superiore dove la forza è perpendicolare, oppure si può trovare nella condizione di quadratura dove la forza che agisce in questo punto è doppia. E quindi in questo caso io avrò una doppia, o meglio, durante il funzionamento la biella ha due forze che la sollecitano. Va bene? Perché io quando ho il funzionamento, mettiamo iniziale angolo quadratura, no? Ho la biella. Ho la manovella, io qui ho la forza, questa forza ovviamente ha due componenti, ha una componente in questa direzione e una componente nella direzione perpendicolare. E chiaramente queste due forze, questa qua F1, questa qua F2 proiettata perpendicolare alla manovella, generano nella manovella due sollecitazioni in due piani diversi. E quindi ho che praticamente, analogamente, quando ho l'albero con una ruota dentata, ho una doppia flessione su due piani diversi. Quindi dovrei considerare la flessione nel piano 1, la flessione nel piano ortogonale e poi il teorema di Pitagora, combinare momenti flettenti e ricavare il sigma dovuto al momento flettente. Una volta ho determinato il momento flettente equivalente, devo determinare il momento ideale di sollecitazione, che è la combinazione tra il momento flettente e il momento sorgente, come facevamo nello step 4 dell'albero, vero? Una volta determinato il momento equivalente, lo vado a confrontare con il diametro minimo che ben conoscete. Ok? Per quanto riguarda il momento sorgente chiaramente è dovuto all'R. L'R praticamente è il fatto che quando il momento sorgente ce l'ho massimo in quadratura. Perché quando è nel punto verticale ho solo flessione, quando è in quadratura e la forza agisce in questa direzione, non so se riuscite a vedere il movimento, la spinta che si genera in questo punto, va bene, genera la massima spinta di torsione sulla manovella, perché in quel punto lì, quando io sono in quadratura, è il punto in cui la biella esercita la forza massima sulla manovella, che quindi automaticamente, siccome è collegata con l'albero, riceve la massima coppia torcente. Chiaro? E quindi ho che l'albero, quando questa mi spinge in questa direzione, mi spinge in questa direzione, ho la massima sollecitazione torcente sul mio albero sul mio perno di manovella. Va bene. Momento sorgente che, come vedrete, dipende da R, dove R appunto è il raggio di manovella. Ok? Come è giusto che sia. Ok? Quindi questo lo sappiamo, la massima spinta della biella la fa quando è in quadratura. Quando è nel punto morto superiore, di fatto non genera coppia sorgente, perché spinge ma non fa ruotare l'albero. Quando è a 90 gradi è il momento in cui la spinta della biella esercita la massima pressione sulla rotazione dell'albero. Ok? E come vedremo, in questo caso l'R nostro è un R noto perché è l'R della nostra manovella, che è la corsa diviso 2. Va bene?
Allora, ancora ho finito. Mi sembra di aver dato un altro piccolo contributo alla vostra crescita professionale, malgrado malato, malgrado di Covid. Ancora nemmeno il Covid ci ha ammazzato, quindi c'è buona speranza che qualche altro anno lo viviamo. Allora, io vi auguro intanto buon appetito.